voglio fare un esercizio abbastanza completo, né più complicato del solito se vogliamo. Abbiamo un pistone, lo immagino relativamente lungo. Questo pistone viene compresso un pochetto. Abbiamo una compressione che chiamo di x. Adesso qui di x non va preso nel senso dell'analisi, va preso come una quantità piccola, per non stare ogni volta a scrivere delta x. La lunghezza a riposo la chiamo L. Anzi, perdonatemi, ma per non far casino con altri simboli prendiamo una L maiuscola. Prendiamo una L maiuscola, ok, così. Allora, quello che mi interessa capire adesso, capiamo la fisica, dunque nel momento in cui io comprimo questa roba, durante mi interessa la fase in cui si sta comprimendo tutto, quindi questo dx avviene in un certo tempo che chiamiamo dt e durante questo tempo quindi abbiamo una certa velocità che chiamo v di compressione, uso una v minuscola per non confonderla con i volumi. V la intendo come la velocità con cui si sta spostando il pistone. Invece in un punto qualunque qui, ovviamente quello che succede è che se il pistone si sposta, anche il gas si sposta perché viene spinto al pistone, però qui si sposta tanto e qui non si sposta per niente per ovvie ragioni o quasi per niente, qui in mezzo si sposterà qualcosa di intermedio, quindi con una velocità, chiamo Vx, la velocità in un punto ovviamente è una funzione di x. In un punto qualsiasi, x è questo asse, quindi chiaramente in un punto qualsiasi x, la velocità ha un certo valore vx. Ecco, mi interessa arrivare a capire quanto vale questa velocità, partendo da una ipotesi. La compressione avviene in modo lento, per cui per cui la densità all'interno del pistone, la densità in ogni momento, ovviamente la densità in questo momento ha un valore, lo chiamiamo ρ. Poi quando ho effettuato la compressione, tutto è più compresso qui, quindi la densità ha un valore ρ' che sarà maggiore di ρ. Perché è avvenuta una compressione, quindi durante la compressione, la fase di compressione, la densità sta aumentando. Sta aumentando, però quello che ipotizzo è che ρ sia omogenea. Quindi ossia, ogni volta che effettuo una fotografia durante la fase di compressione, una fotografia istantanea, la densità in questo punto qui, in questo o in questo, ha gli stessi valori, che stanno aumentando tutti e tre, ma sono sempre gli stessi. È realistica questa ipotesi? Allora, se io qui la compressione la faccio avvenire mediante una cartuccia esplosiva, no. Se do un calcio, dal punto di vista dei tempi di assestamento della densità, qua dentro il mio calcio è un processo di una lentezza assurda. Quindi per tutte le situazioni realistiche che non siano certo se ho il pistone del motorino, allora il discorso è diverso, perché lì è una fase esplosiva. Quindi questa è la scena. Mi interessa capire quindi con l'ipotesi che la densità sia sempre la stessa dappertutto, cambi nel tempo ma non per la posizione, mi interessa capire come si organizza la velocità, la funzione Vx di x. Allora, cominciamo con mi farà comodo una certa approssimazione. Allora, 1 più x alla n, alla Taylor, è approssimativamente uguale a 1 più nx se x è piccolino rispetto a 1. Quindi per dire, quella che mi interessa è 1 più x è approssimativamente uguale a 1 meno x. E viceversa, ovviamente 1 su 1 meno x è approssimativamente uguale a 1 più x, a condizione che questi siano uguali. Quindi, esempio cretino, quanto fa 1 diviso 1.1? Controllate con la macchinetta, vedrete che approssimativamente fa 0.9. Sto applicando questo sistema qui, per questo sarebbe 1 su 1.9.
1 più 0,1 e diventa 1 meno 0,1. Stesso ragionamento, 1 diviso su 0,09 approssimativamente è uguale a 1,01, perché quello che manca al denominatore diventa quello che si aggiunge al numeratore, in pratica. Farà comodo questa approssimazione. Allora, quando comprimo questa roba, non so cosa stia succedendo, ok, ah, ecco, che sto usando un'altra funzione, dammi la mia adorata penna, ok, quando comprimo il mio volume, passo da una lunghezza che chiamo L più delta X, passo ad una lunghezza L, anzi perdonatemi, devo essere conforme con le notazioni che ho usato, quindi questa la chiamo L più dx, abbiamo detto che lo chiamo così, e questa la chiamo L e basta, maiuscolo. Quindi questo è il dx di variazione. Allora, quindi io passo da un volume che ovviamente va in un volume più piccolo, diciamo, quindi volume viene moltiplicato per 1 meno epsilon, dove epsilon è una roba piccola. Io passo una densità che diventa un po' più grande. Quanto diventa più grande? Beh, la massa totale dentro nella compressione rimane la stessa e si scrive come densità per volume uguale densità finale per volume finale. Quindi se il volume viene diminuito di una quantità 1 meno epsilon, la densità viene aumentata nello stesso modo, cioè se questo lo moltiplico per 1 meno epsilon, la densità la divido per 1 meno epsilon in modo che il prodotto rimanga costante, e questo abbiamo visto che si può approssimare come densità moltiplicata per 1 più epsilon. Quant'è sto epsilon? Beh, allora praticamente se allora il rapporto tra il volume finale e il volume iniziale, io direi che siccome la sezione resta la stessa, è uguale al rapporto tra la lunghezza finale la lunghezza iniziale, ossia L su L più delta X. Quindi praticamente la variazione di volume relativa delta V su V è uguale alla variazione di lunghezza relativa delta L su L, d'accordo? O se volete delta X di X su L. Ovviamente è negativo questo, però è una quantità negativa. Quindi la nostra densità, il nostro epsilon è il rapporto sostanzialmente, è questo fattore qui. Preso col segno positivo perché sappiamo che la densità deve aumentare. Quindi praticamente abbiamo che la variazione di densità, che è il prodotto di questo termine e di questo, la variazione di densità la chiamo di rho, è uguale a rho per dx su L. È razionale sta cosa, sì, se il volume si riduce del 10%, la densità aumenta del 10%, e però anche la lunghezza si è ridotta del 10%, e quindi la densità è aumentata del 10%. Quindi è ragionevole che, vabbè, insomma, adesso non ci sto a insistere, dai. Non stiamo le ore su questo. Quindi abbiamo detto però questo mi serve che il nostro di rho è uguale, la variazione di densità è uguale alla densità iniziale per il nostro dx diviso L, per il rapporto tra la variazione di lunghezza e la lunghezza totale.
Allora, ovviamente abbiamo detto che questa variazione sta avvenendo in un certo intervallo di tempo. Allora, dividiamo per il nostro intervallo di tempo. E questa è la velocità. Quindi abbiamo che la variazione di densità, la velocità con cui sta variando la densità, è uguale al rapporto tra densità e lunghezza per la velocità. Ora applichiamo la nostra equazione di continuità. Questa qui, osserviamo che questa variazione è una, questa derivata è una derivata parziale, sono uguali le due in questo caso, perché? Perché nel nostro pistone che si sta comprimendo abbiamo fatto l'ipotesi che la densità in ogni istante sia la stessa dappertutto. Quindi seguire la variazione di densità seguendo il flusso o stando fermi in un posto è la stessa identica cosa, cioè il termine che dà la differenza tra questi due in questo caso non c'è. Cioè è evidente fisicamente, si potrebbero fare conti matematici, ma è fisicamente evidente che in questo caso la derivata di cui sto parlando equivale a una derivata parziale, ossia una derivata calcolata stando fermo. Questa ci dice l'equazione di continuità che è uguale a meno la divergenza del vettore densità di flusso. Però siccome la densità di flusso, ricordate questo è rho per la velocità, per il vettore velocità, ma qui il vettore velocità ha soltanto una componente, quindi questo qui è fatto come rho vx, scusate, è proprio così, è proprio scritto malissimo, è fatto come rho vx 0, 0. Quindi quando vado a fare le tre derivate di questo, questo è uguale semplicemente a meno la derivata dell'unica componente che c'è rispetto a x. E poi siccome questo è uguale, siccome rho è una costante, abbiamo detto costante rispetto a x, non nel tempo, è omogenea, questo sarebbe il termine corretto, non è costante ma omogenea, quindi non dipende da x, possiamo portarlo fuori dalla derivata, meno rho derivata di vx rispetto ad x. Bene, abbiamo che questa derivata di vx rispetto a x è uguale a questa roba qui sopra. Andiamo a mettere questa roba qui. Questa è uguale a rho su L per v. Ricordate che v è la velocità del pistone. Questa è la velocità in un qualsiasi punto. Allora, in questa equazione rho si cancella. Quindi abbiamo che dvx su dx uguale meno velocità su L. Ebbene, la soluzione di questa equazione, che è semplice perché questa è una costante, quindi ci dice la derivata è una costante, quindi la velocità vx è uguale a una costante più questo per x. Però siccome sappiamo che in questo punto qui la velocità vx in questo punto qui è uguale a 0, la sola soluzione compatibile è vx uguale meno v x su L. Quindi sostanzialmente la velocità è una quantità lineare proporzionale alla distanza da questo punto qui. Quindi praticamente se questo è il pistone, se in questo punto qui la velocità vale 10, in questo punto qui la velocità vale 5, in questo punto qui vale 2.5 e in questo punto qui vale 0.